Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Siamo a luglio, siamo nell'ondata di caldo, quella più alta, fa caldissimo, portiamo pazienza, stringiamo i denti che vediamo che poi anche il fresco tornerà. Partiamo con la statistica del mese di giugno, quanti sono i fagnanesi? I fagnanesi sono 12.507 persone, nel mese di giugno sono nate 9 bambini e sono morte 9 persone. Benvenuti ai nuovi nati e un abbraccio alle famiglie per la perdita dei loro cari. Passiamo a una notizia che è girata in questi giorni specialmente sui social riguardo il degrado, l'abbandono dei rifiuti nei boschi alla periferia del comune e il degrado sui marciapiedi comunque o all'interno del territorio di Fagnano. La cosa importante è questa: se si vogliono fare segnalazioni, quello che io chiedo a voi tutti è di darci una mano e di fare le segnalazioni agli uffici competenti. Entrando nel sito trovate la mail dell'ufficio ambiente, la mail dell'ufficio manutenzioni oppure la mia personale del sindaco e quella degli assessori competenti. Se vogliamo combattere questa, diciamo, brutta situazione, dovete darci una mano segnalandoci direttamente a noi queste cose, perché noi i social li seguiamo, ma seguirli tutti puntualmente non è molto semplice. E poi soprattutto bisogna, ecco, cercare di essere un po' più educati e stare attenti che quelle persone che magari sono di fianco a noi, che magari non rispettano il decoro urbano, invitarle a rispettarlo. Gli eventi della settimana: questa sera alle ore 21:20:45 all'interno del cortile del Castello Visconteo il concerto di arpe che avevo già annunciato la settimana scorsa nel video precedente, mentre il 29 luglio, tra una settimana, venerdì alle ore 19 nella sala consiliare il consiglio comunale con anche la diretta streaming sul sito del comune. Strappo alla regola dei video di informazione: oggi si sposa la consigliere comunale Greta Meraviglia, un augurio da tutta l'amministrazione e da tutti i dipendenti del comune di Fagnano Lona. Non mi resta altro che augurarvi un buon fine settimana, una buona vacanza a chi incomincia le vacanze, un buon rientro a chi sta rientrando, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.